L'universo di Five Nights at Freddy's è costellato di teorie sui personaggi, sulla storia e su più o meno qualsiasi cosa possa far nascere una o più domande in chi gioca. Oggi andiamo ad analizzare punto per punto una delle teorie più interessanti quanto controverse di Matt Pat, in cui si cerca di scoprire l'identità di Gregory in Security Breach. Quindi prendete popcorn e burro esotico e incominciamo! Boom amici di Un Pat per Due, benvenuti in questa nuova serie di video dove analizzeremo i misteri della serie di FNAF Security Breach. Se volete altri video come questi, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividetelo e aspettatevi altre teorie e altri video lore su Five Nights at Freddy's. In Security Breach vestiamo i panni di Gregory, un ragazzino che si trova all'interno del Pizzaplex senza un effettivo motivo. O almeno senza che ci venga fatto capire dall'inizio del gioco. Il personaggio di Gregory è totalmente nuovo per la saga. Non è comparso in altri episodi e di lui non si è mai scritto all'interno dei libri del franchise. Ma quindi, chi è Gregory? Da dove salta fuori questo coraggioso quanto feroce bambino? E credeteci, feroce è un aggettivo più che adatto. Chi ha portato a termine il gioco sicuramente sa a quali episodi ci riferiamo. L'avventura inizia senza alcuna introduzione. Dopo l'esibizione degli animatronics, durante la quale Freddy va in tilt, Gregory si trova immediatamente nel camerino di Freddy e ci parla come se nulla fosse. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. Questo basta di per sé a far porre le prime domande. Come mai Freddy, l'animatronic che da anni cerca di ucciderci ogni volta che gli capitiamo a tiro, ora ci parla con fare protettivo, quasi come se tenesse alla nostra incolumità? Non è questa la domanda a cui cerchiamo di rispondere in questo video. Tuttavia, anche per questo, esiste una teoria piuttosto controversa, quanto interessante, di cui magari parleremo più avanti. Facciamo ora una breve panoramica sulla situazione di Gregory all'inizio di Security Breach, sempre se questo è il suo vero nome. Nessuno sembra sapere chi sia il ragazzo. Nei database del Pizzaplex non figura alcun Gregory. Freddy, nonostante la scansione eseguita durante il primo incontro, non riesce ad identificarlo. Vanessa stessa, la guardia di sicurezza del Pizzaplex che ormai ben conosciamo, parlando con Freddy ammette di non avere alcun dato su Gregory. Per farla breve, Gregory non esiste. O meglio, esiste, ma sembra essere una sorta di fantasma senza alcuna traccia alle sue spalle. Prima di trarre le conclusioni e parlare della teoria dietro all'identità del ragazzo, però, cerchiamo qualche altro indizio che possa fare un po' più luce sulla sua situazione. Uno su tutti è la presenza all'interno del Pizzaplex di quelli che sembrano essere dei veri e propri accampamenti, luoghi in cui troviamo diversi oggetti e che sembrano ospitare una persona che li usa per passare le notti indisturbata. Ne vediamo uno dietro la nave all'entrata dell'asilo nido e uno all'interno di una stanza proprio sotto allo stesso asilo. La loro presenza lascia supporre che qualcuno stia vivendo all'interno della struttura. E noi sappiamo bene che gli unici esseri con il bisogno di dormire in tutto il Pizzaplex sono Gregory e Vanessa, o se preferite, Vanni. Si potrebbe quindi pensare che tutti gli accampamenti trovati appartengano proprio a lei. Tuttavia, tolti due luoghi palesemente frequentati dal killer, che ricordiamo essere uno nei sotterranei del diner, proprio dove ci scontriamo con Burn Trap, e uno sopra il Phaser Blast, quelli che rimangono potrebbero essere stati utilizzati proprio da Gregory. I rifugi di Vanni, inoltre, non lasciano spazio all'immaginazione. Alcuni elementi ci fanno proprio capire che appartengano a lei. Finora, quindi, possiamo supporre due cose. Gregory dorme e vive all'interno del Pizzaplex e, ipotesi confermata anche dal bad ending, Gregory è un orfano. La seconda conclusione, tuttavia, sembra non coincidere con alcune linee di dialogo di Chica, che afferma di voler ricondurre il ragazzo dai suoi genitori, ma anche a questo arriveremo più tardi.
Giunti a questo punto, possiamo finalmente incominciare a parlare di quella che è una delle teorie più discusse di tutto Security Breach. Gregory potrebbe essere a tutti gli effetti un personaggio che già conosciamo e che abbiamo visto in un altro fondamentale episodio di Five Nights at Freddy's. Il titolo in questione è Five Nights at Freddy's 4 e il personaggio di cui parliamo è niente meno che il Crying Child. Ora fermiamoci un attimo. È a tutti gli effetti un'affermazione piuttosto forte, soprattutto per due motivi. Il primo di questi è che il quarto episodio è ambientato nel 1983, vale a dire ben prima di Security Breach, visto che gli eventi del Pizzaplex avvengono dopo Pizzeria Simulator, che a sua volta ha luogo dopo FNAF 3, quindi dopo il 2023. Il secondo motivo, non meno importante, è che il Crying Child muore alla fine di Five Nights at Freddy's 4, ponendo di fatto la parola fine alla sua storia. Questo, tuttavia, è un franchise pieno di regole quanto di eccezioni. Grazie alla lettura dei libri sappiamo che la morte di un personaggio non significa per forza la sua totale scomparsa. Da qui faremo alcuni spoiler necessari a supportare questa teoria, per cui se non avete letto i libri e avete intenzione di farlo, vi consigliamo di interrompere la visione del video. Chi ha letto la trilogia sa di cosa stiamo parlando. Henry è risaputo che abbia una figlia di nome Charlotte o Charlie che scompare tragicamente a soli 3 anni. Questo il povero Harry non è riuscito ad accettarlo e per compensare la mancanza della figlia ha costruito 4 animatronics, di cui uno completato in seguito da William Afton, con le fattezze della figlia, uno per ogni stadio della sua crescita. Una volta costruiti, vi ha impiantato la coscienza di Charlie, che sarebbe stata in seguito spostata nell'animatronic successivo. Creazioni di questo tipo si comportano esattamente come le loro controparti umane, mangiano, dormono, provano emozioni e sanguinano. Il tutto nella totale ignoranza del loro essere delle macchine. Questo è il concetto focale che potrebbe supportare una teoria come quella che vedrebbe Gregory essere in realtà il Crying Child. Il bambino è sì morto dopo gli eventi di Five Nights at Freddy's 4, ma sarebbe stato rimpiazzato da una controparte animatronica in grado di contenere la propria coscienza. Esistono alcuni elementi a supporto di questa teoria che possono essere considerati veritieri quanto fumosi. Partiamo da quello più evidente, parlando di Vanni. Vanni si muove all'interno del Pizzaplex in totale libertà, in quanto dotata di un congegno che le permette di non essere vista dagli animatronics presenti nella struttura. Congegno peraltro mutuato anche in questo caso dai libri e introdotto per la prima volta nel secondo volume, The Twisted Ones, in cui gli animatronics erano in grado di cambiare il modo in cui venivano percepiti dagli altri per mezzo di un piccolo strumento capace di emettere alcune particolari frequenze che andavano ad ingannare gli occhi di chi li circondava. Nel momento in cui Vanni si avvicina a Gregory, gli occhi del ragazzo reagiscono in maniera quantomeno particolare, venendo disturbati come da una sorta di interferenza. La domanda che ci si pone qui è come possa un umano, senza alcuna parte robotica al suo interno, subire un tale disturbo alla vista. Qui però aggiungiamo una cosa noi. Sempre allacciandoci a quello che si legge nella trilogia, se è vero che Charlie, in quanto animatronic, subiva le conseguenze del disturbatore, andando quindi a vedere i robot in maniera diversa, è altresì vero che la stessa cosa succedeva anche ai suoi amici, che fino a prova contraria erano totalmente umani. Basarsi dunque sul fatto che Gregory subisca un'alterazione alla propria visione non è una conferma totale, potrebbe anche essere letta in questo modo. Ciò che rende Vanni totalmente invisibile agli animatronics potrebbe semplicemente avere un effetto differente sugli umani, andando quindi a causare un semplice disturbo che ben trasmettano ai giocatori quella sensazione di giramento di testa e nausea descritta dagli amici di Charlie nei libri. Passiamo oltre e andiamo ad analizzare gli altri elementi a sostegno della teoria, ovvero un insieme di piccoli indizi che fanno effettivamente sorgere qualche dubbio. Primo fra questi è il tentennamento di Gregory nel dire il proprio nome a Freddy per la prima volta, quasi non ne fosse certo. Known to me. Who are you? I'm Gregory. Gregory. Anche questo si può contestare. Ricordiamoci sempre che Gregory è un orfano e non sappiamo da quanto tempo questi lo sia e quale sia la sua storia. Per quel che ne sappiamo noi, potrebbe anche aver scelto lui stesso quel nome, non avendo effettivamente idea della sua identità. Il Crying Child, inoltre, è stato morso sulla testa ed è rimasto in coma prima di morire.
Questo che effetto potrebbe aver avuto sulla propria coscienza? Sarebbe in grado di ricordarsi qualcosa? Nell'universo di Five Nights ci viene spesso detto che i bambini all'interno degli animatronics non siano in grado di riconoscere effettivamente William Afton, andando ad attaccare chiunque indossi un uniforme viola. Potremmo quindi pensare che il Crying Child, se dovesse essere Gregory, stia ancora cercando di costruirsi una vera e propria identità. Il secondo indizio della lista, invece, è il modo in cui Freddy si rivolge a Gregory dopo l'installazione degli occhi di Roxy. La prima cosa che gli dice, infatti, è che il ragazzo gli appare diversamente. Sappiamo dai messaggi della sicurezza che Roxy era in grado di vedere attraverso le pareti, facendoci intuire che possedesse una sorta di vista raggi X. Stando a questo, Freddy potrebbe riferirsi al fatto che all'interno del ragazzo veda qualcosa che non dovrebbe stare in un corpo umano. Qui purtroppo la piglia è davvero scivolosa, è difficile confermare la cosa quanto contestarla, poiché Freddy non dice altro, lasciandoci con un eterno dubbio. Vi è un ultimo indizio che è stato portato alla luce che secondo noi, se fosse vero, sarebbe il più importante di tutti. Le parole di Chica nel momento in cui si trova a dare la caccia a Gregory. Your family is looking for you. Let me take you to your parents. I'll take you to your parents. Your parents want you to follow me. Due possono essere le chiavi di lettura in questo caso. Una è quella che vede queste frasi come un semplice protocollo di sicurezza. Sarebbe compito di Chica riportare Gregory dai propri genitori, come farebbe qualunque altra guardia di una struttura del genere nel momento in cui si dovesse trovare davanti ad un bambino. La seconda invece nasconderebbe un segreto molto più grande, che se dovesse mai venire confermata andrebbe a sostenere l'intera teoria. Se Gregory fosse il Crying Child, sarebbe il figlio di William Afton in persona. In questo caso, il voler riportare Gregory dai suoi genitori significherebbe il voler riunire la famiglia Afton, almeno in parte, dopo tutti gli anni passati in lontananza. Se il secondo elemento era vago, tuttavia, questo risulta essere una vera e propria ipotesi basata su una base fragilissima. Vero è, però, che in questo franchise quasi nulla è lasciato al caso, e anche una frase all'apparenza insignificante potrebbe invece nascondere un segreto enorme. Così come pregno di significato potrebbe essere l'immagine che vediamo dopo aver liberato Vanessa dal controllo di Afton. Lei, Freddy e Gregory sono seduti su una collina. Il particolare che interessa a noi però è proprio tra le mani di Gregory. Il ragazzo infatti sta mangiando qualcosa di colore dorato e la forma è inequivocabilmente riconducibile alla testa di un orso, a cui però manca un pezzo che è stato morso da Gregory. Una scelta estetica curiosa, vi ricorda nulla? Fingiamo che Gregory sia davvero il Crying Child. Mettere tra le sue mani una testa dorata di un orso che ha subito un morso potrebbe essere un velato, ma non troppo, riferimento all'evento che ha segnato il destino del Crying Child, il morso del 1983. Anche questa è un'ipotesi e magari ci si legge più di quello che davvero si vorrebbe comunicare. Tuttavia, dettagli del genere spesso hanno fornito indizi enormi. Potrebbe essere questo uno di quei casi? Non è finita qui però. L'ultimo indizio potrebbe essere una vera e propria connessione diretta a FNAF 4. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No, I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time, I'm fine. La prima volta che entriamo in Freddy per muoverci all'interno del Pizzaplex, l'orso ci dice che siamo rotti. Una scelta di parole piuttosto curiosa e difficilmente casuale. Facciamo un passo indietro e pensiamo a quando viene detta per la prima volta quella frase e a chi. Se state guardando questo video probabilmente avrete già collegato tutto. You're broken viene infatti detto proprio in Five Nights at Freddy's 4 al Crying Child dal plush di Golden Freddy nel momento in cui il bambino si trova in coma. All'esterno, in quel caso, non è ovviamente Golden Freddy a parlare, bensì una persona che si suppone essere William Afton stesso, che prosegue dicendo che il bambino verrà sistemato. In seguito, il Crying Child muore, lasciando apparentemente irrisolta la volontà del padre di ricostruirlo. Solo una cosa a questo punto possiamo chiederci. Se qualcuno a conoscenza dei piani di Afton avesse portato a termine la promessa del padre al proprio figlio, se una persona avesse effettivamente ricostruito il Crying Child dotandolo della sua coscienza originale e riportandolo alla vita? E se questa persona fosse quella che più di tutti si sentiva in colpa per la morte del bambino? Magari un fratello che nel voler essere dispettoso ha esagerato? Magari Michael Afton.
Lo sappiamo, è un'ipotesi estremamente azzardata, ma il nostro caro Michael ha dedicato la propria vita a distruggere l'insana opera del padre, portando con sé la colpa della tragica scomparsa del proprio fratellino. Non è impossibile supporre che il figlio maggiore si sia avvicinato alla robotica, del resto era l'attività principale del proprio padre, e Michael in più occasioni ha avuto a che fare con gli animatronics. Purtroppo il voler riparare i peccati di William Afton ha richiesto il sacrificio di Michael stesso. Ma è anche vero che non ci viene dato alcun dato temporale su Gregory. Non sappiamo da quanto sia vivo, e se fosse un robot, potrebbe essere stato creato molto tempo prima dell'avvento del Pizzaplex. Del resto, anche Charlie, nella sua versione animatronica, almeno studia quella che era l'opera di Henry, cercando di imparare a fare ciò che faceva il padre. Qualcuno potrebbe chiedersi perché Michael e non ad esempio Vanni, che sotto il controllo di Glitchtrap avrebbe potuto dar vita alla versione animatronica del Crying Child, rispettando così la volontà di William. Secondo noi è improbabile che si tratti di lei per un unico motivo. Agendo appunto lei per conto di Glitchtrap, andrebbe a contrastare quello che si vede nel Bad Ending, in cui Gregory, fuori dal Pizzaplex, viene avvicinato dal coniglio, lasciandoci immaginare a quale tragico destino vada incontro. Sarebbe quantomeno strano che William Afton lasci che Vanni uccida il suo eventuale figlio. Questi erano quindi alcuni possibili elementi che potrebbero dare un'identità a Gregory e una conclusione alla triste storia del Crying Child. Alcuni credibili, altri meno, ma in Five Nights at Freddy's di certo c'è sempre poco. E a meno che Scott Cawthon non confermi alcune di queste ipotesi, non possiamo far altro che affidarci alle teorie presenti fino ad ora. Vi ringraziamo per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, vi invitiamo a iscrivervi al canale, mettere un like e condividerlo. Ovviamente vi chiediamo anche secondo voi quale sia l'origine di Gregory e se pensate che queste teorie sul Crying Child possano trovare conferma.